Più controlli sulle strade e rafforzamento del numero di pattuglie su tutte le principali arterie dei comuni interessati. Da domani a domenica 14 marzo la provincia di Pesaro Urbino si tingerà di rosso. Così il prefetto Vittorio Lapolla, davanti alle telecamere di Fano TV, annuncia quali strategie adotteranno in vista della nuova ordinanza regionale. L'attenzione, come insomma, è sempre stata, verrà dedicata all'intera provincia, all'intero territorio provinciale. Ovviamente ci sono i centri della costa, Pesaro e Fano in particolare, o il comune con capoluogo Urbino, che richiedono una maggiore attenzione, se non altro perché sono interessati da movimenti di persone sicuramente maggiori rispetto a quelli di altri centri. Con l'entrata della provincia di Pesaro Urbino nell'area rossa troveranno applicazione tutte le limitazioni previste per i territori che entrano nella zona rossa, sia riguardo agli spostamenti, sia all'apertura delle attività commerciali, sia riguardo all'apertura delle attività dei servizi alla persona. Tutti gli spostamenti individuali dovranno essere necessariamente autocertificati e potranno avvenire nell'ambito di quelle cause derogatorie previste dal DPCM, vale a dire spostamenti dettati da situazioni di necessità. Il solito appello che faccio ai cittadini è quello veramente di ancora una volta mostrare grande senso di responsabilità. L'auspicio di tutti noi è che con questo ulteriore sforzo, ulteriore sacrificio, si possa nel breve periodo tornare ad allentare le misure ad una situazione di normalità.